Sì, siamo a Pavana oggi, siamo con Nicolò Savigni. Nicolò, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Senti, potevamo essere al Mercato Centrale di Firenze a fare questa intervista, però io sono venuto a stanarti nel vostro nido delle aquile, nella montagna pistoiese. Senti, brevemente, la tua azienda. Niente, allora intanto ringrazio di essere venuto fin quassù al Nido delle Aquile a Sambuca Pistoiese a Pavana. Noi siamo qui in prossimità del Natale, quindi siamo super indaffarati. La nostra azienda sta iniziando già a realizzare una serie di confezioni natalizie e si appresta a preparare tutti i pacchetti pacchettini da spedire in giro un pochino ai nostri clienti, un po' in tutta Europa per realizzare i prossimi regali di Natale. E ci aspettiamo un buon Natale, la stagione devo dire che nonostante tanti malesseri, noi nel nostro settore ce la stiamo cavando, si fa fatica, però si va avanti, siamo contenti, bisogna mettere tanta passione, tanta volontà e tanto impegno, però c'è la possibilità di sopravvivere abbastanza bene. Senti, noi siamo qui nel tuo ufficio, siamo ben chiusi, siamo anche lontani dal laboratorio, però si sente quegli odori di droghe, di quelle droghe buone della norcineria italiana. Sì, noi diciamo giusto parlare di droghe o di spezie e non è sbagliato parlare di aromi. Tutti i nostri prodotti sono realizzati con un mix di spezie che vanno poi a comporre la drogatura, diciamo, del prodotto. È fondamentale parlare di spezie perché spezie vuol dire che il prodotto che si utilizza è un prodotto naturale e non derivato da sintesi chimica come può magari essere un aroma. Senti, il fatto di essere nella montagna pistoiese, ci dà anche una tranquillità sulle carni che vengono trattate? Allora, essere sulla montagna pistoiese ci dà l'opportunità di riuscire a fare anche agricoltura in montagna. Noi stiamo stringendo sempre più collaborazione con un'azienda del territorio della montagna pistoiese, che è la Dinamo Camp o KME Italy, in quanto questa azienda ha una grossa superficie di area montana che può essere utilizzata anche per fare agricoltura. Fare agricoltura in montagna è molto più complesso e difficile e meno redditizio che fare agricoltura in pianura, perché tutti i costi sono maggiori, però è anche un'opportunità perché noi abbiamo la possibilità di fare realmente un prodotto buono, sano, giusto e pulito, un po' come ci insegna la filosofia Slow Food. Senti Nicolò, la vostra azienda è un modello di successo enogastronomico, di successo imprenditoriale. In Italia stiamo vivendo un periodo di crisi. Ecco, ma secondo te c'è dello spazio nell'enogastronomia per tanti giovani che sono alla ricerca di un'opportunità? Allora, sicuramente c'è tanto spazio, è un settore cioè che richiede tanto impegno e tanta volontà. Lo si può affrontare solo e esclusivamente se si ha la passione di andare a ricercare questi valori. Oggigiorno siamo consapevoli che aprire un'attività di questo tipo è molto oneroso e complesso. Noi per l'appunto ci siamo inventati, utilizzo la parola inventati, ma abbiamo realizzato un progetto che è la nostra Ape Street Food, dove si dà la possibilità anche a un giovane, senza un grosso impegno economico, di poter svolgere l'attività di salumiere e di girare nelle apposite piazzole con un mezzo che rappresenta l'Italia, che rappresenta la toscanità, ma soprattutto che fa qualità e immagine per il nostro paese. Senti, fra i tanti vostri progetti, anche se ormai è una realtà, c'è anche l'apertura del mercato centrale di Firenze. Sì, questa è un'apertura che sta
è stata realizzata il 23 aprile 2013 grazie a una collaborazione con Umberto Montano di Firenze. Devo dire che il 13 di novembre abbiamo festeggiato il primo milione di ingressi al mercato centrale, quindi devo dire che è un progetto che ha rispettato assolutamente le nostre aspettative. Siamo contenti, il posto lavora, funziona, le recensioni sono ottime, quindi tanto di cappello a chi attualmente ci sta gestendo per nostro conto questo spazio. Senti, si parla anche da tempo di una simile apertura anche nel centro di Pistoia. Ora non ti voglio andare a fare domande indiscrete sullo stato dell'arte, sul Valiani piuttosto che, ma c'è comunque sempre il vostro interesse? Allora, in questo momento devo dire che il progetto Valiani è assolutamente fermo. Non abbiamo ottenuto ulteriori sviluppi per poter andare avanti. Siamo assolutamente interessati a aprirci su un progetto dedicato al centro e su un progetto dedicato alla periferia di Pistoia, in direzione opposta alla montagna. Quindi questa sarà la nostra volontà. Vedremo se riusciremo a realizzarlo per l'anno 2015. Senti, un'ultima domanda personale. Quale salume ti piace di più? La crema di lardo. Benissimo. Niente, allora prima o poi assaggeremo questa crema di lardo, Don Nicolò. Io ti ringrazio. Ciao e a presto e ti aspetto a Pistoia. Va bene, arrivederci.